tardo pomeriggio un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sulla Valcalepio. La chiamano Supercella e si legge danni. Mattina giorno dopo vado in stazione. Da sabato scorso martedì i treni fanno capolinea a Rovato. Il treno regionale 10121 di Trenord proveniente da Bergamo e diretto a Rovato delle ore 9.30 è in arrivo in ritardo al binario 1. Il treno regionale 10118 di Trenord delle ore 9.30 proveniente da Brescia e diretto a Bergamo arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. La vita a colori, secondo Trenord. Qui solo rami spezzati, non così nelle valli. Canonici, quater pass, campagna campagna, ad un PL privato. Il 10121 lascia il posto ad un recalcitrante 10118, già in ritardo di 15 minuti. Efficace il messaggio di pericolo che trasmetteva. Un mondo che scomparirà per RFI entro 5 anni, quello dei PL privati su questa linea. La nostra bella Italia, ogni collina è un borgo. Ogni borgo è storia.
cin cinin di filosofia. Le strade più belle che mai ho visto non erano asfaltate. Oggi un giretto su AL582 ci sta. Attenzione, treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La proprio degna cornice con cui Grumello accoglie il Frecciarossa, che era l'8503 Bergamo-Roma. Incrocio con la 10116, parto con la 10119. Omino mascherato anti-Covid, ma con la tendina svolazzante è un bel viaggiare. Mi sembra quasi di riconoscerlo, questo PL. Velocizzo con Palazzolo. Colonie e velocizzo. Coccaglio.
ci immettiamo sulla Milano-Venezia. Il da poco rifatto completamente scalo intermodale di Ospitaletto. Binario dalla Val Camonica, Edolo Brescia. E un bel po' di trappulelle ai tronchini capolinea della ex SNFP. Via di corsa al binario 16 e 3 quarti, quello della scalcinata Brescia-Parma, trappulelle 668 in arrivo. Due anni su binari, la penultima della serie 1000, vero rotabile storico, con la melodia dei due motori Iveco 8217.32 sovralimentati. La 1114, per inciso, ancora più vecchia, 1978. Tecnologia anni 70, i fanali di coda diventavano rossi con i classici dischetti colorati, che ora il macchinista va a mettere alla 1119. A Brescia i binari 10 e 11 sono dedicati ai treni dell'alta velocità, che naturalmente in stazione da Verona arrivano e arriveranno sempre coi classici 3000 vol continua, quelli degli anni 30 del secolo scorso. Torniamo sui due gioiellini, e per ferrovipatici si intende. Sedici binari a Brescia, oltre c'è Brescia 2.
Dal binario 16 si può retrocedere a due tronchini dove le 668 attendono e ad una rimessa per mezzi di lavoro e servizio. Alle 582 da Cremona la linea è ancora loro monopolio. Un Milano che va sull'11 invece che sul 2. Una freccia rossa si è tinto d'azzurro per trasportare la nazionale di calcio durante i fortunati campionati europei 2021. Semipilota Mazinga è pur sempre anni 80. Sui tronchini della Brescia Edolo ora trovo solo ATR Stadler. Forse intimorita dagli ATR a lei estranei, la Leopolder ormai è muta. Il rumore è di un Italo, ma il fumo è della troppa manutenzione delle 668. Il treno regionale delle ore 9.57 per Bergamo partirà dal binario 3 invece che dal binario 5. 10.120 delle 9.57. Succede mai, mai.
pensare che è nato a metà 800 praticamente in centro città, è chiamato allora piccola velocità. Sono su una tavolozza colorata naturalmente. L'interconnessione con l'alta velocità di Pescia Ovest. Posto di transito 8 più 753, qui i binari dell'alta velocità passano dai 3000 volt continua ai 25 kV alternati.
lasciamo la Milano-Venezia. Nuovi pali LS posati, ma sempre attivi i vecchi e poco invadenti pali M a tubo. Binomio cinquecentesca Roggia Fusia. L'olio nasce a Ponte di Legno, Alta Valcamonica, alla confluenza di due torrenti dai nomi poetici Narcanello e Frigidolfo. Thank you.
E quel cincinino di Trainspotting ci sta. Due facciotte della stessa medaglietta!